Non è stata solo l'eruzione vulcanica che ha seminato la morte e la devastazione in Pompei, l'area è stata probabilmente anche flagellata da un terremoto. Il test è dovuto a una nuova scoperta archeologica che è venuta alla luce durante uno scavo nell'insurrezione degli amanti dei castelli. Due scheletri trovati in Pompei. Gli scheletri di due nuove vittime sono stati trovati negli scavi, due maschi adulti di circa 50 anni. I resti sono stati trovati sotto il crollo di un muro che si è verificato tra la fase di sedimentazione finale dei lapilli. Le foto della straordinaria scoperta, che mettono in evidenza nuovi dati vulcanologici e sismologici, sono state rilasciate martedì 16 maggio. Trovare nel Domus degli Amanti di Casti il Domus Pompeo in cui sono stati trovati gli scheletri ospitavano una panetteria industriale tra cui un grande forno, alcune aree per la preparazione di pane, magazzini, un negozio per la vendita e una stalla. Proprio nella stalla, gli scheletri di alcuni muli erano già stati trovati in passato. Domus contiene anche la ricca casa del proprietario del forno. Il nome riferito agli amanti di Casti è dovuto all'affresco presente nella sala da pranzo che rappresenta due amanti. Fonte fotografica ANSA, uno dei due scheletri trovati nei nuovi scavi di Pompei. Le tecniche di scavo moderno ci aiutano a capire meglio l'inferno che in due giorni ha distrutto completamente la città di Pompei, uccidendo molti abitanti, spiega il direttore del parco, Gabriel Zuchtriegel. La scoperta dei resti due Pompei ebbe luogo nel contesto del cantiere in loco nell'insula dell'Amante Castor, mostra quanto c'è ancora da scoprire riguardo alla terribile eruzione del 79 DC e conferma l'opportunità a continuare nelle attività indagine scientifica e scavo, commenta il ministro della Cultura, Gennaro San Giuliano. Pompei è un immenso laboratorio archeologico che ha ripreso vigore negli ultimi anni. Meraviglioso il mondo con le continue scoperte portate alla luce e manifestando l'eccellenza italiana in questo settore, aggiunge ministro. Altre scoperte recenti in Pompei. Pompei è una bara che rivela periodicamente i suoi tesori nascosti. In giugno 2022 è stata trovata una tartaruga di terra in sorprendente stato di conservazione con il suo uovo mai deposto. La tartaruga è stata trovata a mezzo metro di profondità al piano terra di un negozio in via dell'Abbondanza. Per scoprire gli archeologi delle Università Orientali Napoli, L'Università Freie di Berlino e L'Università Oxford. E nel novembre 2021 una stanza destinata alla casa degli schiavi è stata emersa,